Scusa, non capisco, cosa dici? Mi può dirvi di 5 centesimi, 5 centesimi. Ah. 10 centesimi, quello che vuoi. 10. Vabbè, ora vado a fornirmi. Ci vuole il suo tempo anche per la preparazione, eh? Matita, non è 10 centesimi, ecco qua. 5 non ce li fa. Siete pronte? Sì. Un attimo, che... Allora, adesso facciamo, in un'ora dobbiamo fare una cosa veloce veloce. Mi sono fornita o 5 centesimi o 10 centesimi per fare il sole, no? E soprattutto se avete un foglio più grande. Di qualunque cosa che sia rotondo per fare il sole. Adesso poi vi dirò per schermare fuori il sole nel mio cielo, ecco, diciamo così. Allora posso girare di là? Ok? Bagnate i pennelli e preparate i colori, colore del cielo. Ma cosa ho fatto? Allora, io adesso vi faccio vedere bene da vicino cosa ho fatto. Ho diviso il foglio in due, a metà. Guardate bene, perché questa forse a voi non me lo va mai fatta vedere. Comunque sono tutti esperimenti che si fanno, noi poi li facciamo. Vedete che ho praticato un mezzo sole? Lo vedete? No. No, ah sì, Presente. vagamente. Ma Allora, mi ah, dite, con la sì. moneta da 10? Io l'ho fatto con una cosa più grande perché ho il foglio più grande. Guarda, io oh. Poi se avete voi una moneta, io ce l'ho qui, ma sono troppo piccole le monete, vedi, per il mio foglio. Dovete fare un sole che non sia troppo grosso per il vostro foglio, secondo la grossezza del vostro foglio. Allora, mentre io preparo il colore, voi dividete il foglio con una, come ho diviso io, visto? Visto come ho diviso? Vedete che il foglio è diviso da una schermatura, ecco. Ok? Intanto fate questo lavoro e preparatevi. Scusa, ma la schermatura è fatta con colore o con l'adesivo? No, è adesivo. Adesivo. Adesivo quello. Allora, voi, mentre voi vi preparate così, io preparo il resto. Foglio in verticale. Prepara il foglio adesso, poi dopo parlo dopo. Poi dopo lavoro. Non parlo, lavoro. No, per il tempo non riesco a lavorare. Allora si prepara. Quando siete pronte con il foglio, diciamo, preparato come vi ho detto, mi dite che siete pronti e io continuo la spiegazione. Tanto devo ragionare anch'io, quindi sempre che Io sia ci finita sono. la tavolozza. Ok. Giulia, scusa, ma il Chiaro. foglio l'hai messo in orizzontale o verticale? Adesso è verticale. Verticale? A parte che il disegno sarà orizzontale, però io l'ho messo Ah. verticale. Ah. Adesso l'importante è preparare il colore, anche poi Certo. prende tempo perché non è che abbiamo...
pulite bene, pulite bene la vostra tavolozza, che devono essere puliti i colori. E facciamo due premare nella tavolozza, mettiamo un giallo. Giulia, scusa un momento, il sole, la moneta da 10 centesimi è molto piccola, lo spinotto è molto grosso, cosa facciamo, quale usiamo? Ti ho detto di usare, lo spinotto serve a me perché il mio foglio, la mia campitura è grande, se tu hai un foglio più piccolo usa una cosa più piccola, qualunque cosa che hai in casa più piccola. Sì, il mio foglio di 25 per... Io adesso non so, non sono qui per misurare 35. Il foglio, fai una prova, insomma, oppure pratica un semicerchio a mano libera, non è necessario. Vediamo. No, siamo qui, andiamo avanti, abbiamo un'ora, quindi qualunque cosa, fai un semicerchio a mano libera, ecco. Va bene. Scusa, che altezza del foglio? A metà, in più in alto, tre quarti? A metà foglio. A metà, ok, grazie. Preparate il colore, io vi sto dicendo quello che dovete preparare, quindi il blu al tremare, il giallo chiaro, giallo limone chiaro e poi una specie di violetto, non abbiate paura, è un foglio di carta, è un foglio di carta che costa, questo lo so, però non fatevi prendere dal timore, perché non è il caso, insomma. Ma sono colori che dobbiamo mischiare insieme? Oh, preparatevi sulla tavolozza. Ah, ok. Io non ho capito dove devo fare il sole, dove devo mettere la moneta. A metà foglio. Ah, quindi metà, ok. Metà dove c'è la schermatura? Sì. Devi fare un semicerchio, il sole che sta calando. Non è che non ci sono, sto preparando il colore, poi ve lo faccio vedere. D'altra parte io non posseggo una telecamera, quindi... Allora. E non è tanto semplice fare il colore in breve tempo così, eh. Allora, guardate adesso, questi sono i colori che ho preparato, ok? Vado avanti. Allora comincio, con l'acqua, acqua, acqua pulitissima, limpida, di fonte, quella che abbiamo appena disegnato nella cascata. Preparate il foglio, state molto attenti, Parte con del l'acqua. Sole? Con l'acqua, preparate il foglio con l'acqua, non distraete, guardate quello che faccio io, perché anch'io ho bisogno di un po' di concentrazione, poi parliamo, intanto voi mi sentite, io ogni passaggio ve lo dico.
Il sole lo dovete lasciare molto asciutto. Io ho messo giù del giallo. Io devo usare un pennello molto grande proprio perché è una cosa grossa. Poi si vascula. Poi ecco, in questo caso io non posso tenere il foglio, il mio foglio deve essere in movimento perché devo fare vascolare l'acqua. E questo richiede anche un po' di pazienza da parte vostra, perché non posso far diverso. In questo caso io ho un fogliaccio, avessi magari usato un foglio più grosso, più buono. Però va bene anche questo. Poi metto giù dell'acqua e ancora del giallo. Vedete come scorre l'acqua? Vedete? Vedete come scorre? E io purtroppo in questo caso devo farlo perché non c'è altra soluzione. Certo, questi effetti sono belli vederli dal vero. Però finché non sono soddisfatta non mi fermo. Non si vede niente, lo so, capisco che, no, che non avete l'occhio da vedere, ma io non posso far diverso. Devo muoverlo sempre il foglio va vasculato, no? Ecco, e poi un po' qua. Grazie.
questo caso è l'acqua che lavora, dove la dirigo io però, perché è chiaro che sono io che la muovo l'acqua, sono io. Non posso muoverla come voglio io, ma insomma. E poi in questo punto, e bello qua la tagliamo finché non è l'ottimale, finché voi non vedete quello che vi piace non fermatevi, aggiungete colore, toglietelo, vasculatelo dove volete vascularlo, cioè dove pensate che ci sia un effetto. Qui si sta cercando degli effetti muovendo, semplicemente muovendo il foglio. E sono effetti casuali comunque, sono tutti effetti casuali questi. Finché non siete soddisfatti, lavorate così. Adesso aggiungo un po' di questo, perché sono, ecco, e poi vascolo. Ecco qua, qui potrei già essere quasi contenta, no? Però l'acqua continua a scorrere, quindi mettiamo un po' di giallo. Un giallo ocra, questo non mi piace. E guai se ti fermi, ti formano i laghi, formano tutte le varie cose che non mi piacciono. E lo tengo così. Riflesso del sole è importantissimo. Ecco, ecco, ecco. Adesso l'ho fisso, perché preparatevi poi il fond. Poi quello lì deve andare fino in fondo. Adesso penso di fissarlo. Qui mi manca un po' di giallo. Il sole che si riflette e quindi è importante. Ecco, farlo vedere. Vedete qua? Sta scappando via il colore, vedi? Si scappava via. Sai cosa vuol dire? Mollare un attimo
vuol dire il colore che sta scappando. Ecco, allora vediamo di farlo andare giù. Ecco. E magari mettiamo, aggiungiamo un po' di blu molto forte. Vediamo. A questo punto, poi va. È inutile continuare che alla fine. Quel punto lì lavorerò con il pompo. Pulite bene il tavolino sotto, perché chissà quante macchie saranno andate a finire sul vostro tavolo. E non va bene. E qui è ancora bagnato un po'. Dovete asciugarlo bene, eh? Molto bene. Momento che si asciuga, voi cominciate a preparare del verde, del giallo e del blu al premare. Grazie.
Preparate anche dell'ocra. Adesso fate il vostro sole. Sole. Il vostro sole. Mettiamo il pigmento. Mettete ancora giù un po' d'arancio. Ecco qua. Come scappa il colore? Funzioni col fronte che si chiedono anche delle guardie, insomma. Adesso noi togliamo la schermatura. Togliamo la schermatura. Con il pennello, se volete potete anche usare una matita, facciamo per dire una spiaggia di questo tipo, no? E ok. E qui praticamente la coloriamo ancora di un giallo limone. Io vado da tutto adesso, se sono veloce, sotto veloce, allora vado da tutto, devo essere molto veloce. È un'ocra.
molto molto veloci. Ok, vedete? Io ho fatto una specie di spiaggia. Tanto nel frattempo mi è calato un po' di macchie, ma mentre asciuga la nostra spiaggia io cerco di asciugarla un po' con un po' d'acqua pulita. Allora, in questo caso adesso, mentre la spiaggia, anche la spiaggia varrebbe la pena di vasculare un po', perché sennò si formano dei ventagli, dei laghetti, cioè vedete che c'è l'acqua lì che scorre. Ecco. Ok. E mentre vi asciuga dovete pensare alla prospettiva che vi parlavo, no? La prospettiva è così. La luce del sole va in cono, fa così. La segniamo un pochino, eh? Nel frattempo asciughiamo. Ora facciamo la parte più difficile. Adesso sto ancora asciugando perché sennò mi va insieme il colore. Quindi lo fisso come decido io. Facciamo una cosa, dobbiamo schermare questa parte. Non l'ho mai fatto, è la prima volta che l'ho fatto, lo faccio sempre così, senza schermare. Io lo faccio per, anche per voi, almeno potete lavorare con più tranquillità. Adesso andiamo a fare l'acqua. Bagnando un po', no? Con l'acqua pura. Però qui vado da asciutto perché non mi piace rischiare. Faccio qualche nido così, ma non troppo. E vado a mettere blu, oltremare, questo punto.
Questa è la parte più difficile, ragazze. Non spaventatevi. È un foglio di carta. Chi se ne frega. Se va, va. Se non va, se ne fa un altro. Sono fogli che non mi piacciono mica proprio per niente. Non mi piacciono per niente. Là. E mentre io ti do questo colore da questa parte, aggiungo del verde. Del verde. Quale verde, Giulia? Poi io guardo, ho fatto questo che non so neanche, ho mescolato dell'ocra insieme a un verde molto forte che non mi piaceva e ho fatto quel verde lì, non si sa, è un verde mio, ecco, diciamo così, ho mescolato un po' i colori, dipende un po' da quello che tu vuoi fare, cioè da quello che ti piace, non è necessario fare il verde, quel verde. Serve che ti piace a te, che sta bene, che pensi che vada bene. A me piace perché poi capisco anche che mescolato col blu diventa molto gradevole. E quando avete dei verdi, i verdi sono bruttissimi di solito, sono molto brutti i verdi. Perché se dai un verde puro, a volte rovina. I verdi sono difficili anche da gestire. Insomma. Io i verdi, sai che me li faccio sempre io. Adesso questa parte qui scorre l'acqua e io devo governarla. Mamma mia. Se no, non la governo, va fuori. Quindi. La tengo in questa direzione perché poi farò questa parte, la parte, l'altra parte, insomma, ecco. Per far prima asciughiamo. Si abbassa il colore.
adesso io faccio questa parte, l'ho segnata, vedi? Bagno un pochino, ho messo un po' di verde perché avevo il colore sporco, avevo il pennello sporco, mai farlo, io lo faccio certe volte, ma mai farlo. E butto giù un po' di... mamma mia. Com'è, com'è complesso fare queste cose, sono complesse, cose complesse, niente di facile, niente di facile. Metto vicino i bordi. Ok. Questa parte qui la facciamo un po' più gialla, perché è il sole che si riflette. Poi il sole si riflette anche dappertutto, tutte queste luci, è chiaro che... La luce del tramonto, quella dell'alba, sono continuo i riflessi. Adesso asciughiamo. Molto bene, però in questo caso che la riga la vedo troppo forte in questo punto e non mi accompagna al resto, allora con dell'oltremare cerco di qui bisogna stare attenti che da tutto e fuori tutto.
anche l'acqua forte. Muoviamo un po' l'acqua, poco poco, però un pochino, attenzione a non far coprire i gas, perché subito usare l'acqua, subito usare l'acqua, ecco, ok. Adesso, dopo aver asciugato ancora, soprattutto questa linea qua, vediamo bene, qui è ancora un po' bagnato, ma passi. Rischio. Togliamo la mascheratura. Ecco qua. Allora, adesso facciamo un primo piano da vedersi bene e quindi usiamo un bel marrone prima di tutto, lo facciamo un bel marrone, marrone, no, non dico testa di moro, marrone, marrone normale. Marrone normale. Marrone normale, marrone testa di moro, due marroni facciamo, Solo fare il colore ci vuole tempo, qui abbiamo tempo limitato. Allora, adesso facciamo un marrone testa di moro, no, marrone, marrone normale, normale. Devo fare di più? Non troppo chiaro, non troppo scuro. E lo mettiamo qua, a questo punto. Lo vediamo qua e qua. Non vediamo Giulia, vediamo il mare. Ecco. Vedete? Avete visto? Hai soffiato con la cannuccia? Che io gli ho fatto questa cosa. Cioè che? Che ho estrapolato un pezzo perché... Che ti raccorgi ce l'avevi già. Ce l'avevo già. E quindi? Devi aspettare il... Se crea dei problemi, sì, sì. Senti, io prendo il pane. Sì, sì. Devo prendere qualcos'altro? No, niente. Vediamo qua. Vedete così? Avete visto cosa ho fatto? Si vede quello che sto facendo? Un'opera d'arte stai facendo. No, non sto facendo un'opera d'arte, facciamo quasi in corsa.
in corsa, altro che opera d'arte, in corsa. Tutto di corsa. Adesso ho messo il testo di Moro. Va bene? Volete ancora un po' che tocchi? Sì, va bene, dai, mettiamoci qua, copiare. Ah, qua e qua. Oh mamma, sono più fiato. E questo sarebbe il creare il primo piano, no? Ma no, noi dobbiamo rifare quell'albero lì. Se volete, sì. Mamma mia, ma è difficile. Io non ho nessuno. È difficile per me che sono in uno spazio stretto. Non riesco a vedere bene e non ho il tempo. Ma voi... di tutto devo asciugare. Voi avete tutto il tempo da pensare, da ragionare stasera, domani, dopodomani. Io devo anche soffiare dentro una cannuccia, quindi immaginatevi. È carino, no? E finché non è l'ottimale. Finché non è ottimale, non fermatevi. Ok. Cioè, finché non vi piace a voi, ecco, una cosa che deve piacere a voi. Finché non... Ecco. Oh. Allora, se volete l'albero lo faccio anche più alto, eh. Ah, vabbè, facciamolo così. Adesso facciamo una cosa, lasciamo asciugare un attimo da parte e prepariamo con il colore, un attimo che devo pulire. Tanto asciuga questa parte che è molto importante che asciughi, insomma io vado anche con un po' di pompa. Usate tanta carta perché è importante, però sapete, io guardandolo adesso così, perché bisogna anche guardarlo un lavoro, ma penso che lo allungherò un pochino, perché come prospettiva secondo me deve essere più alta in questo punto. Allora do del pigmento e poi polmoni. A volte è bello che vada oltre perché proprio allontana l'immagine del nostro sole. E dice allontana molto, molto di più allontana. E allora col chiaro e poi con un po' di scuro in certi punti, che metto una testa di Moro. Ecco, adesso prepariamo il giallo, l'arancio e basta. Giallo,
giallo qua. Giallo qua. L'arancio. E sto preparando i colori, giallo ocra con l'arancio insieme, un po' giallo ocra e arancio. Fatene parecchio. Poi prendete uno spazzolino da denti vecchio. E dalla parte verso il sole lanciate questi colori molto chiari e sono illuminati dal sole. Mamma mia, me ne è caduto un po'. Bella. Visto? Ecco qua. Anche un po' qui nella linea d'orizzonte. Qualcuno qua. Adesso lo fate asciugare. Adesso vado su il secondo colore che è un arancio mescolato con un po' di marrone e vado da questa parte. Poi per farla finita vado su il marrone proprio scuro e faccio la parte più buia. Più. Adesso faccio un colore dell'ombra, poi abbiamo finito, Faccio un colore dell'ombra ed è, vediamo, perché no nella tavolozza facciamo prima. Dunque, sì, un oltremare mescolato con quello che ho nella tavolozza. Pensate un po', tanto mi pulisco la tavolozza, che diventa un... diventa un colore così. E con questo colore, se la luce arriva di qui e io faccio luce e ombra, anche qui farò un'ombra. Anche un po' più forte, perché siamo in primo piano
e lo faccio anche un po' più forte. E da questa parte, per bilanciare, io, egocentrica come sono, farò la mia firma. Questo si vede un po' meno, ma va bene. E dovrei togliere questo praticamente la, come si chiama, il mascheratore, no, il mascheratore, il, speriamo che sia tutto asciutto, aspetta che asciugo anche qua e si vede meglio, senza il sforzo si vede meglio. Bagnato, sbava e poi sbavato, Giulia, lo puoi inquadrare completo così devo fare una foto? Adesso un attimo che tolgo il mascheratore, tolgo la gomma attorno, sto togliendo la gomma. Giuseppe, sono Chiara, posso chiederti? Posso chiederti una cortesia? Io mi sono dovuta assentare per motivi strettamente personali durante l'ora di disegno. Tu hai una fotografia da poter postare sul gruppo di modo tale che io possa andare avanti a farlo? Sì, sì, ce l'ho, tranquillo. Grazie. Dopo la mando sul gruppo. Grazie, prego. Grazie molto. Grazie. Ma com'è stata questa gomma? Mamma mia, ancora umido, devo stare attenta a non muoverlo troppo perché sennò va a finire che va tutto insieme. Ci sono certi punti che naturalmente, adesso dimmi come lo vuoi. Dimmi così, più inquadrato un po', più a sinistra, più a sinistra. Sinistra. Vai più a sinistra, no, stai andando a destra, a sinistra, ancora, ancora. A sinistra? Vedi più l'albero? A sinistra? Muovilo a sinistra. Lo sto muovendo, ma parte l'albero? No, vai pure a sinistra, vai. Ancora? 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 Oh, mamma mia. Così, perfetto. L'albero non si vede più, lo vedi l'albero? L'albero si vede benissimo, vai pure ancora. No, perché io vedo molto piccolo e poi sono distante dallo schermo del computer. Così è finito, stop, fatto. Allora, io ve ne faccio vedere uno che l'ho fatto nel 2008 con una carta eccezionale. Non ve lo faccio vedere coperto perché se no non riflette la luce, devo togliere. E per me mi è riuscito meglio di questo, ma però non avevo la pressione, naturalmente, non so perché è ancora bagnato tutto. Non avevo la pressione dell'ora e della scomodità. Bello, nel 2008.
Vabbè, io vi lascio quello lì, ok? Adesso che lo hai fatto a memoria, ha una memoria di ferro. Ma io sai che faccio un po' tutto a memoria. Giulia, Giulia, chiedo troppo se magari puoi fare tu una foto e postarla su WhatsApp. Va bene, ok. Scusa, ma no, no, così almeno si vede tutto per intero. Grazie. Sì, 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 va bene. Perché io non lo... Guarda che nel mio... io quello che non vedo più l'albero, ma oltretutto... mi sembra anche storto, ecco, così, l'orizzonte. Non è più giusto questo, l'orizzonte? Sì, è dritto. Insomma... così Giulia, è... Giulia, sono Anna. Ciao Anna. Ciao, senti, desideravo chiederti come hai fatto a fare le infiorescenze dell'arbusto? Ve l'ho fatto vedere. Guardavo, ma non ho visto che eri col pennello. No, no, no. No, no, cosa vedi? Vi ho fatto vedere benissimo che usavo uno spazzolino da denti spruzzando. Ah, ok, grazie. Ma l'ho detto, l'ho fatto anche vedere? Sì, sì, l'hai detto, l'hai detto. Sono testimone che l'hai detto. sì, ma sono io che ero presa e non avevo capito come hai fatto. Ok, grazie. Ah, ecco.